Un saluto ai lettori di Varese News. In questo video condividiamo delle riflessioni sul tema della convivenza, in particolare della coppia, in questo periodo di quarantena. Periodo che può infatti porgere il fianco tanto alle risorse di una coppia quanto alle sue vulnerabilità. E vediamo insieme dei piccoli punti su come cercare di non scoppiare. Innanzitutto, star bene con se stessi per star bene con l'altro. Meglio riuscirò a convivere con questa quarantena, meglio riuscirò a convivere con le persone che mi circondano. Per questo, cercare di dare un ritmo e un senso alle proprie giornate, mantenendo delle routine e facendo delle attività che siano appaganti e in cui riusciamo a trovare un significato e un senso, compreso il mantenere i contatti attraverso chiamate e videochiamate con le persone a noi care. In tal modo il nostro stato emotivo sarà maggiormente appagato e con questo stato emotivo andremo ad interagire con l'altro. A proposito di star bene con se stessi, altro punto è quello degli spazi. Anche se in una casa piccola, per esempio, può essere più difficile che in una casa più ampia, è importante comunque ad ogni modo ricavarsi degli spazi e dei momenti per se stesso, per se stessi, e che il partner abbia rispetto di questi momenti e non vada ad invaderli. Per poi riavvicinarsi in un momento in cui quindi non saremo più solo due persone nella stessa casa, ma due persone che vogliono stare insieme. Quindi in questi momenti nutrire un senso più profondo di connessione, magari riservando delle attenzioni particolari all'altro, avendo verso di lui un atteggiamento positivo, facendo spazio all'umorismo e alle cose piacevoli e anche e soprattutto in questo periodo cercando di coinvolgersi in delle attività che possono interessare entrambi. Molto spesso in coppia è diffuso che quello che piace a uno non piace all'altro, ma se ci apriamo ad esplorare quelli che sono i diversi nostri interessi, sicuramente tra questi troveremo qualcosa che piace a entrambi e che quindi che piace alla coppia. Altro aspetto probabile e diffuso magari in questo periodo è quello che la tensione o il senso di soffocamento possa far porgere appunto il fianco a delle critiche, a degli attacchi e all'atteggiamento di voler pretendere che l'altro cambi. Questo porta come del veleno nella coppia e certamente non funzionerà nel suo intento di voler cambiare l'altro. Anche se è difficile, è importante cercare di fare spazio alle caratteristiche dell'altro che meno ci piacciono e magari lavorare sulla comunicazione. Quindi invece di iniziare con un tu a cui seguirà sicuramente un attacco, cercare di parlare in prima persona con formule tipo, per esempio, quando è successo questo, mi sono sentito così, potremmo cercare di o potresti cercare di. E sulla stessa lunghezza d'onda vediamo come è diffuso nella coppia il ragionamento dicotomico in cui o ho ragione io o hai ragione tu. E quindi se hai ragione tu, io avrò torto, qualcuno vincerà e qualcuno perderà. In realtà magari i punti di vista possono essere tanti e se evitiamo di cadere nella trappola, della lotta a chi ha ragione, potremmo esplorare delle soluzioni che potremmo chiamare soluzioni win-win, cioè vinco io, vinci tu, ed esplorare delle possibilità che inglobino qualcosa che possa andare bene entrambi, sia come cose da fare che come punti di vista, e quindi anche in questo caso far vincere la coppia. Ricordiamo inoltre che in caso di difficoltà o situazioni difficili, per esempio violenze o maltrattamenti, a Varese è attivo il centro EOS che in forma telefonica in questo periodo offre ascolto, sostegno psicologico e fornisce informazioni giuridiche per dare sostegno in questi casi. Trovate i dettagli nella parte scritta, oltre che comunque ci sono anche altri centri in provincia. Mi auguro che questo video possa essere stato di vostro interesse. Ci vediamo al prossimo video dove parleremo sempre del tema della convivenza, ma riguardo al rapporto genitore-figli. Grazie dell'attenzione, a presto!